Io capisco le difficoltà che hanno i giovani, una forma di pessimismo, perché purtroppo viviamo in un contesto di illegalità diffusa, in un contesto difficilmente roseo per il nostro futuro e quindi per le prospettive dei giovani. E tuttavia non possiamo demordere né soprattutto noi adulti e chi ha incarichi istituzionali, chi ha incarichi per amministrare la cosa pubblica a livello regionale, provinciale, locale, non si può tirare indietro dalla visione di questa situazione, anche perché avremmo uno scrupolo terribile nel continuare a far crescere giovani pessimisti. Se un giovane non ha le prospettive di serenità per il proprio futuro, è un giovane che cresce anche in grado di essere poi abbagliato da modelli quale quello appunto della criminalità organizzata, che non sono per nulla modelli positivi, quindi dobbiamo sapercene tutti quanti fare carico di questa situazione. Onorevole, lei ha fatto nella sua carriera politica il suo faro, è stato proprio questo qua, il pallino della legalità. L'impressione però a leggere i giornali è che lei sia rimasta sola anche nella sua parte politica. Politicamente Beh, tanto sola no, perché da ieri forse un po' più isolata in Calabria, però devo dire che da ieri c'è ufficialmente, anche se lo è sempre stato, il presidente Fini che ha battuto molto all'interno del Popolo della Libertà su questo aspetto della legalità e della giustizia. Avere queste figure così vicine su questo tema non credo che sia cosa da poco. Sì, a livello regionale mi sono sentita molto isolata, ma isolata da chi vuole occupare poltrone a tutti i costi, ma in compenso sono stata supportata dalla stragrande, dalla numerosissima gente onesta calabrese nei confronti di questa battaglia, che è una battaglia nella quale credo, è una battaglia di giustizia, ma di giustizia sociale, perché se non c'è legalità è inutile pensare davvero alla giustizia sociale. Quindi essere isolata politicamente, ma avere il supporto della gente onesta calabrese, beh, mi incita ad andare avanti. Con le battaglie giuste, secondo lei effettivamente in Calabria l'Ndrangheta può essere sconfitta? Guai se pensassimo che la 'ndrangheta non può essere sconfitta, perché verremmo meno anche a quello che era il pensiero di Giovanni Falcone, il quale diceva come tutti i fenomeni nascono, anche la criminalità organizzata, le mafie nascono, crescono ma poi muoiono, e noi dobbiamo lavorare perché effettivamente questo cancro venga estirpato. Io non voglio essere pessimista perché annullerei tutte le mie battaglie e tutte le battaglie di coloro che fanno davvero antimafia non di facciata ma con i fatti. Io sono sicuramente ottimista.
però non mi aspetto nulla di positivo e di definito da qui a qualche mese o a qualche anno, perché accanto alla battaglia che deve vedere la repressione, la prevenzione ed altro del contrasto alla criminalità organizzata, credo che in Calabria debba anche sradicarsi una cultura che è quella dell'assistenzialismo, del clientelismo, ed è una cultura che favorisce poi l'acquisizione della cultura mafiosa. Quindi per fare questo ci vogliono anni e bisogna puntare molto sui giovani. Sono convinta, ecco perché questi incontri come quello di oggi sono estremamente importanti, puntando sui giovani il futuro sarà sicuramente roseo.